È iniziato quando avevo 6 anni. Ero a scuola, nel bel mezzo di una lezione di lettura, e avevo un gran bisogno di andare in bagno. A quell'età, un bel po' di bambini se la facevano addosso, e l'idea che potesse capitare a me mi metteva a disagio. Alzai la mano e chiesi alla signora Zebbi se potevo usare il bagno. Dopo il solito discorso su come sarei dovuto andare durante la ricreazione, mi diede la chiave. Era la metà della quinta ora. I corridoi erano vuoti. Mi sembravano cavernosi. A quei tempi ero un bambino basso e molto esile, e le maniglie erano per me come pesanti ferri di un portone. Fu lì che, quando mi chiusi la porta alle spalle, sentii bussare alla porta. Chiesi chi fosse, ma non ottenni nessuna risposta. Ci fu una pausa e poi ripresero i colpi. Erano più veloci, più determinati. Chiesi di avere pazienza e di aspettare. I colpi rallentarono e una voce rispose: «Fammi entrare. Devo entrare.» Un adulto che non riconoscevo. Avevo 6 anni, ma conoscevo abbastanza bene l'etichetta del bagno. Non si entra in più di una persona in uno spazio così piccolo, soprattutto in un momento molto intimo che richiede discrezione. Dissi a quella persona di andare via. I colpi si intensificarono di nuovo, fino a diventare un frenetico battere di tamburo. «Fammi entrare. Apri la porta, per favore.» Ero terrorizzato a quel punto. I colpi alla porta erano così forti, eppure nessuno era venuto ad indagare. Alla fine la mia insegnante venne a controllarmi, arrabbiata perché ero via da quasi mezz'ora. Quando rifiutai di aprire la porta per farla entrare, prese una chiave di scorta del bagno e mi fece uscire. Mi portò nell'ufficio del preside e fece chiamare i miei genitori. Fui sospeso per il resto della settimana. Non raccontai a nessuno cosa era successo. Passarono alcune settimane prima del verificarsi di nuovo di questo strano fenomeno. Avevo appena festeggiato il mio 7° compleanno e la mia famiglia aveva organizzato un barbecue. Era una splendida giornata di sole, ma non appena sistemammo tutto negli orti dietro casa, il carbone si rifiutò di accendersi. Mio padre mi chiese di andare a prendere gli accendifuoco nel capanno in giardino. Dentro era piuttosto angusto e non ci sarei entrato fino in fondo, quindi aprì la porta appena e mi alzai in punta di piedi per raggiungere lo scaffale. A quel punto dietro di me sentì la porta chiudersi, mentre ero girato, e un frenetico bussare colpire l'altro lato. «Apri, devo passare.» Questa voce non era quella che avevo sentito il mese prima. Era più profonda, più arrabbiata. Non dissi nulla e corsi via. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, ma mi spaventava. Mentre me ne andavo ci fu un ultimo tonfo, come un pugno sbattuto contro il legno, e sentì di nuovo la sua voce. «Fammi passare.» Tornai di corsa alla mia festa e passai il resto della giornata a guardarmi le spalle. C'erano molte di queste voci. Ne conto almeno 30 in totale. Circa ogni mese ricevevo loro visite. Imploravano di lasciarli passare attraverso le porte. Quasi sempre succedeva subito dopo averne chiusa una dietro di me, come se queste strane entità mi avessero seguito. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ad essere onesto mi ci abituai. Mi facevano sempre sobbalzare e alcune delle voci mi mettevano particolarmente a disagio, ma sapevo di essere al sicuro purché non aprissi la porta. Ad alcune delle voci mi abituai, al punto che le avevo persino rinominate. Ce n'è una che appare sempre alla mia porta di casa. Avevamo il vetro smerigliato e in quel caso vedevo la sagoma di un uomo di statura media che indossava un berretto. Non parlava mai, ma occasionalmente spingeva buste contenenti foglie di carte bianche nella cassetta delle lettere. L'avevo soprannominato il postino. Era uno dei più inquietanti. Passarono 20 anni. Io cercai di vivere ignorando questi fenomeni che a cadenza irregolare continuavano a verificarsi. Avevo molti amici e qualche relazione occasionale. Non male per un ragazzo che si sveglia nel cuore della notte e ascolta attentamente rumori che nessun altro può sentire dall'altra parte della porta. Sì, i miei amici pensavano che fossi strano, ma lo sopportavano. Poi le cose iniziarono a farsi ancora più strane, più del solito. 3 settimane fa, mi svegliai sudato e in lacrime, senza un motivo apparente.
Colpi frenetici scuotevano la porta della mia stanza. Per favore, aiutaci. Non avevo mai avuto la tentazione di aprire la porta. Da bambino mi ero inculcato in testa l'idea che qualunque cosa ci fosse al di là fosse il male e che per nessun motivo al mondo avrei dovuto aprire la porta. Quella mattina fui molto vicino a lasciarli entrare, ma tenni duro. Solo 2 giorni dopo mi trovavo nel negozio all'angolo. Avevo appena pagato una bottiglia di latte e un giornale, quando una grande forza sbatté contro la porta del negozio. Simultaneamente una voce cominciò a urlare. Un lungo lancinante stridio di dolore. Mi voltai verso la porta, ma c'erano così tanti volantini incollati al vetro che riuscivo appena a distinguere la sagoma di una donna dall'altra parte che sbatteva i palmi. Il negoziante mi fissò come se fossi pazzo. Alla fine gli chiesi se ci fosse un bagno che potessi usare e mi nascosi lì per una decina di minuti, finché le urla non cessarono. Ci furono altri 4 incidenti simili. Un misto di urla, suppliche e lacrime. Il postino è passato ieri, ha bussato educatamente, prima di far scivolare le sue solite buste nella cassetta delle lettere. Questa volta però non erano fogli bianchi. Il postino aspettò qualche minuto bussando di tanto in tanto, poi è andato via. Ogni lettera conteneva un foglio di carta A4 scarabocchiato con inchiostro nero. C'erano grossi strappi ai margini e al centro. I bordi erano sfilacciati. Li rimisi nelle loro buste e cercai di togliermeli dalla mente. La porta della mia camera da letto cominciò a tremare violentemente. Era un pianto. Decine e dozzine di voci che singhiozzavano piano. Arrivò un altro colpo alla mia porta e l'intonaco si sfaldò dalle pareti, adagiandosi sul tappeto. Un altro colpo. Balzai in piedi dalla sedia. Un altro colpo più forte. Una sottile crepa taglia il telaio della porta in un angolo. Il mio telefono inizia a squillare. Sento un colpo secco contro il vetro della mia finestra, dietro le tende. Provo a rispondere al telefono, ma sono semplicemente altre voci che piangono. Un pianto disperato, pieno di terrore e angoscia. Riattacco, ma continuo a squillare. Tolgo la spina. Spingo la maggior parte dei miei mobili contro la porta e la finestra. Passano ore. Continuano a bussare e piangere. Sono abbastanza sicuro che la mia porta non reggerà a lungo. Quanto alla mia mediocre barricata, di questo passo la spazzeranno via. Mi trovo di fronte alla possibilità molto reale che possano entrare. E non ho idea di cosa possa succedere. Quindi sto scrivendo questa sorta di libro di memorie, nel caso in cui mi accada qualcosa. Un colpo. Cosa vogliono? Un altro colpo. Vogliono farmi del male. Un altro colpo ancora. Cosa può averli spinti a questo? Forse dovrei aprire la porta. Forse dovrei farli entrare. Cade il silenzio. Mi rendo conto che anche il pianto è cessato. Per un intero minuto rimango qui seduto. Mi dirigo alla porta. Tiro via le mie barricate e ruoto la maniglia. Sono bloccato. Non si apre. In ginocchio, sbircio attraverso il buco della serratura, oltre la porta della mia camera da letto. Non c'è il corridoio che ricordavo, ma un'altra stanza, una specie di biblioteca o un'aula. Sembra vuota, ma noto un bambino seduto a leggere che mi dà le spalle. Busso alla porta. Ehi ragazzo, per favore fammi uscire. Lui guarda alle sue spalle. Sì, qui, apri la porta. Risponde che è in detenzione. Non può parlare né aprire a nessuno. Un forte tonfo rompe ancora il silenzio alla mia finestra. Una sagoma di ombra dalle molteplici appendici. Le sue piccole zampe picchiettano sui vetri. Qualunque cosa ci sia oltre la tenda, il vetro sa che sono dentro. Sa che sono spaventato. Ti prego, fammi entrare. Ti prego, apri la porta. Puoi trovare la storia originale in inglese sul sito di creepypasta.com.
Lascio il link in descrizione insieme a tutti i canali di Arsenico Nero dove ti invito a seguirmi. Per sostenere il mio lavoro ti invito ad iscriverti, lasciare un like e un commento qui sotto. Per non perderti nulla, seguimi su Instagram, dove pubblico ogni giorno nuovi contenuti. Come sempre, se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.